Ciao a tutti e benvenuti sul canale Il Ciclista Anonimo, nuovo episodio della modalità Pro Leader su Tour de France 2022. Come sapete è iniziato il tour, abbiamo vinto la prima tappa che era la crono inaugurale con il nostro James Sackville e adesso in questo episodio andiamo a giocarci altre tappe. Come sapete Sackville è Hi guys, abbastanza let's start the forte in briefing for this volata, day. dunque in The main questi thing to tipi grasp di today is that tappe the un route is po' flat and mosse, without any magari in questi difficulties, episodi but ci be on your giochiamo guard tre as the wind can tappe, lead to possiamo Bordeaux. provare As anche we've a got the leader's buttarci jersey, nella we'll volata e have to magari shoulder fare our un piazzamento, responsibilities, arrivare set the terzi, pace and prendere la pelotone. But buono. the Ad main esempio in opponent questa today tappa c'è il vento e quindi magari negli ultimi chilometri possiamo inscenare un attacco nel tratto ventoso per provare a guadagnare qualcosa sugli altri uomini di classifica. Pogačar e Roglic sono più forti di noi nelle tappe di alta montagna, quindi magari se guadagniamo qualcosa in queste tappe che sembrano insignificanti per la classifica, beh, non è male. Quindi in queste tappe piatte o anche nelle tappe collinari dobbiamo provare assolutamente a guadagnare qualcosa su Roglic e Pogačar, perché poi nelle montagne sarà dura, quindi dobbiamo farci un tesoretto in questa prima parte di tour. Tra l'altro Sackville è anche in condizione, quindi magari possiamo inventarci qualcosa nel finale, dato che c'è un tratto ventoso. È la tappa del ponte questa, la seconda tappa del Ladies and tour. gentlemen, welcome to Denmark. Intanto The però una presence cosa of dobbiamo wind farla, during the andare crossing in of the Great fuga Belt Bridge could split con the Madang, il peloton corridore into del numerous Bahrain, lo echelons. And as is often the case, sceicco some che ci riders can really lose a lot of sponsorizza, ci tiene time in the molto general ragazzi, ci tiene classification. davvero molto. Quindi proviamo ad andare in fuga, anche se Madang qui è un pochino dietro, ragazzi. Vediamo se riusciamo a passare. Niente da fare, siamo troppo dietro. Ora Madang trova un piccolo spazio, un piccolo pertugio. Vediamo, sì, troviamo uno spazio anche qui. Dai Madang. Mamma mia, rischiamo di andare sulle transenne, però Madan parte e va in fuga. Attenzione, Madan è in testa al Tour de France, lo sceicco sarà contentissimo perché un corridore del Bahrain è in testa alla corsa al Tour. Tra l'altro noi abbiamo anche il casco giallo perché siamo in testa alla classifica squadre dopo una tappa, quindi indossiamo, i nostri corridori indossano il casco giallo. Comunque Madan è andato in fuga, ottima cosa, vediamo quanto durerà, però comunque direi che ci vediamo nel finale dove proveremo a fare qualcosa con Sackville. Allora ragazzi, meno di 24 km alla conclusione, ci avviciniamo al tratto ventoso, ma Dani intanto è stato ripreso e voglio prendere questo tratto proprio davanti con Van Aert e spezzare subito il gruppo. Voglio prendere proprio il tratto ventoso lì in primissima posizione, vediamo l'effetto che ha sul gruppo, credo che ci stiamo avvicinando al ponte, ancora non ci siamo, mancano 22 km, però dovremmo essere lì, sì, si inizia a vedere una specie di casello, un casello di ingresso al ponte, eccolo. Dai Van Aert, dai Van Aert, devi entrarci forte lì. Quindi lo prendiamo davanti e speriamo di spezzare subito il gruppo e speriamo che ci sia un vento abbastanza forte. Eccolo, eccolo il vento. Adesso Van Aert deve dare subito la botta immediata, 110%. Van Aert deve dare subito una botta per spezzare il gruppo in due tronconi. Vediamo se Van Aert riesce nell'impresa di spezzare il gruppo, sarebbe un qualcosa di fondamentale. Qua abbiamo Affini della Jumbo-Visma e già il gruppo si sta spezzando, quindi azione di Van Aert, impressionante. 30 Il gruppo seconds si è già lead for the spezzato head in of the due race. tronconi. Mamma mia, tutti in fila indiana, bravissimo Van Aert. Bravissimo Van Aert, ad esempio Carapaz, Vingegaard è rimasto dietro. Vingegaard e Carapaz si sono fatti sorprendere. Speriamo di aver sorpreso altra gente importante. Comunque Vingegaard e Carapaz sono rimasti sorpresi. Sì, gruppo spezzato, sono in 57 qui davanti. C'è tutta la nostra squadra eccetto il povero Madan che può anche non perseverare più. Ora diamo il gel rosso a Kuss che sembra averne bisogno. Glielo diamo anche a Van Aert che cala un attimo il ritmo, va un attimo al 100% adesso. Bravo comunque Van Aert che si sta sacrificando, no? Chiede il cambio, glielo dà a Fini, no, quindi deve insistere ancora Your Wout Van opponents are upping the Aert. pace to hold off the peloton. E per un attimo siamo andati anche via.
dietro a Fini Benoit Roglic, un trio degli Jumbo-Visma che ci vengono dietro, in cui c'è anche Roglic. Stiamo spezzando un po' tutto il gruppo, si sono fatti un po' sorprendere Evenepoel e gli altri. Gli diamo il gel rosso, gli diamo il gel rosso. Intanto Van Aert ha ultimato di prendere il gel rosso, gli diamo anche il gel blu. Qui abbiamo spezzato il gruppo, ragazzi, però Roglic, contorniato dai suoi uomini, non si è fatto sorprendere. E dietro ci insegue, credo, in prima persona Pogacar, sì, con anche Bernal, che però Bernal non si è fatto sorprendere. Guardate però che fatica Pogacar da solo, perché Pogacar non ha squadra, quindi deve chiudere lui da solo. Bravissimo intanto Van Aert, che sta facendo un lavorone. Un lavorone sta facendo Van Aert. Diamo il gel rosso anche a Richie Porte, lo diamo anche a Luis Leon Sanchez. Evenepoel è rimasto un po' dietro, ma credo che possano rientrare tutti quei corridori. Mamma mia, Van Aert con questa trenata ha distrutto, ha letteralmente distrutto il gruppo. A questo punto deve insistere, perché qui non vedo grandi velocisti in questi 11 di testa. C'è Van Aert, Quils, Benoit, Affini, Roglic. Attenzione, c'è Pedersen, c'è Pedersen e anche Kristoff. Loro in volata sono più forti ovviamente del nostro Quils, ma dietro possono rientrare. Non si sono fatti sorprendere purtroppo né Roglic né Bernal e neanche Pogacar, e questo è un bel problema. Mentre gli altri nostri corridori sono rimasti un po' in un gruppo dietro, gli diamo il gel blu, ma si sono fatti un po' sorprendere, devo dire. Sì, si sono fatti sorprendere. Questo è un problema soprattutto per Evenepoel. Van Aert intanto insiste, anche se qui si ferma un attimo, ma può perseverare senza limiti a questo punto Van Aert, e giocarsi la tappa per la volata. Il suo l'ha fatto. Qua continuano il lavoro i quick step. Abbiamo fatto selezione, ma fino a un certo punto. Sono in 27 qui davanti, e dietro ci sono i nostri che provano anche loro a rientrare. Non so se ci sia qualcuno di classifica. C'è Gudu. Io non voglio comunque far rientrare Gudu, anche se Evenepoel non gli serve lì dentro. No one has managed to get away for the stage win. Qua è una situazione abbastanza complessa, perché potrei anche scattare e non aspettare la volata, dato che abbiamo una grande condizione. Situazione difficile. A questo punto aiuterei Evenepoel a rientrare. Gli diamo il gel blu e farei tirare un pochino Porte al 110, anche Sanchez, anche Mader, e Kuss lo metto in protezione di Remco Evenepoel. Ok. E vediamo se con quel lavoro rientrano un pochino, quantomeno limitano i danni. Ci abbiamo provato a fare la selezione, il gruppo l'abbiamo spezzato, sicuramente qualcuno si è fatto sorprendere, ma ad esempio Vlasov è dietro di 2 minuti, quindi Vlasov si è fatto sorprendere. Si sono fatti sorprendere anche Carapaz e Vingegaard, quindi abbiamo già fatto fuori dei possibili uomini di classifica. Purtroppo Bernal è qui, ragazzi, purtroppo Bernal è qua dentro. Qua intanto fa il forcing questo, anche Bardet, ragazzi, anche Bardet è staccatissimo. Va, intanto Porte e gli altri sono andati via e non hanno dovrebbero aspettare Evenepoel a questo punto. Vediamo se glielo ordine. Evenepoel si è fatto un po' sorprendere, anche se ci interessa fino a un certo punto, ragazzi. Noi qua corriamo solo, esclusivamente per Quils. Sta per terminare il tratto ventoso. Io, finito il tratto ventoso, partirei. Qua nel gruppo di testa sono rimasti in 25, si sono staccati alcuni corridori. Quindi se partiamo non credo che ci siano chissà che forze per organizzare un inseguimento. Non ci sono i treni o le squadre schierate, quindi possiamo provare, ragazzi, possiamo provarci. Guardiamo un attimo dietro e niente, Evenepoel a questo punto deve tirare da solo il 110 insieme a Kuss. Direi a Sanchez di aspettare Evenepoel, a tutti e tre aspettate Evenepoel e collaborate insieme a Remco per provare quantomeno a limitare i danni. Qui insistono i Lotto Soudal con Brent Van Moer, poi c'è Delie, c'è Caleb Ewan, che in volata è fortissimo.
Ok, finisce il tratto ventoso e c'è questo corridore dell'Alpecin che ha fatto un attimo una fiammata. Adesso c'è Delie che lancia la volata, però è piantato. Philipsen prova ad accelerare, Philipsen che si sacrifica a questo punto credo per Merlier, ma io proverei un attimo ad accelerare dato che abbiamo anche gel rosso. E parte adesso Zach Wills, adesso prendiamo tutto il gel rosso, ragazzi, tutto il gel rosso lo prendiamo adesso, ma ci vengono a chiudere, credo che ci stiano venendo a chiudere, sì. E parte adesso la volata con Merlier, Hewan, Jakobsen, volata lunghissima con Zach Wills che prova a uscire dalle ruote degli altri velocisti. James, Zach Wills, e vince la tappa Zach Wills, incredibile, in volata Zach Wills, altri 10 secondi di buono, strategia perfetta, abbiamo fatto la lunga, abbiamo ripreso il gelo rosso per ricaricare la barra dello scatto e abbiamo fulminato tutti i velocisti in volata Zach Wills. Straordinario questo arrivo, leggermente in salita, credo che ci abbia avvantaggiato, ma comunque ragazzi, gestione della corsa ancora una volta perfetta, perfetta, stiamo gestendo la corsa in maniera ottimale. Questi sono altri 10 secondi di buono che ci fanno comodo. Vedete intanto Zach Wills sul podio, che è maglia gialla, è maglia ovviamente anche verde, scalatori no, e maglia bianca della classifica giovani. Quindi grandissimo Zach Wills, ragazzi. E sono due, e sono, siamo a 2 su 2. Questa era una tappa comunque particolare, quindi non credo possiamo ripeterci. Evenepoel si becca 1 minuto e 28, quindi Evenepoel becca un bel distacco in classifica. Qui c'era Bernal, i più forti c'erano qua dentro, ma noi comunque, se lo sapete, corriamo solo per Zach Wills. Vediamo se qualche uomo di classifica si è fatto fregare. O'Connor si è preso 37 secondi, è già 1. Caruso se ne è preso 51. Diamo un'occhiata ad altri possibili uomini di classifica che hanno preso distacchi. Mass 1 minuto e 04, Lopez 1:04, Simon Yates 1:28 ad esempio. Diamo un'occhiata ad altri possibili uomini di classifica. Uran, ok, Quintana 1:53. Quintana si becca già 2 minuti, Bardet pure 1:53. Abbiamo già messo nel sacco diversi uomini di classifica, ma non credo siano pericolosi per Zach Wills. Purtroppo non abbiamo fregato Pogacar, Bernal e Roglic, che sono i più forti. Vlasov a 1:53 è già buono, perché Vlasov è forte, può essere pericoloso. Vediamo se abbiamo messo nel sacco qualcun altro di importante. Carapaz 2:38, era anche in condizione. Beh, Carapaz fatto fuori è un'ottima notizia per noi. Intanto Madan penultimo, non vedo Vingegaard, cerchiamo la bandiera della Danimarca. È Vingegaard 2:38, anche lui fatto fuori, ma lui ovviamente sarà a servizio di Primoz Roglic. Dunque Zach Wills con 15 secondi di vantaggio su Pogacar, 16 su Roglic, Van Aert è quarto. Vabbè, incrementiamo ovviamente i nostri punti pro cycling. Adesso ci giochiamo queste due tappe, io direi che ci vediamo solo nel finale per la volata. Anche se ragazzi, questo è un arrivo in leggera salita, vedete, caratterizzato da un profilo molto pianeggiante, questa tappa sembra destinata ai velocisti. Tuttavia la salita al traguardo, 1,5 km su una pendenza prossima al 5%, sarà senza dubbio adatta agli scattisti. Quindi questa è una tappa perfetta, perfetta per Zach Wills. Se proviamo a vincere anche questa tappa, io direi che ci vediamo nel finale solo per vedere l'ultimo chilometro, l'ultimo strappo. Non c'è nient'altro da vedere nel resto della tappa. Ok, 6 km alla conclusione, siamo vicini all'ultimo strappo, c'è Van Aert che qui di fianco a noi, cerchiamo di stare nelle prime posizioni del gruppo, una tappa adattissima a Zach Wills che è uno straordinario scattista, cerchiamo di stare davanti con Van Aert, anche se qua non è facile perché c'è una bella lotta per stare nelle prime posizioni, occhio ad Alaphilippe che è sicuramente tra i favoriti di questa tappa a mio avviso. Dobbiamo stare attenti qui. Van Aert intanto si sta un po' spremendo per noi, ma è quello che deve fare.
dobbiamo prendere la salita qui, non dico proprio in primissima posizione, ma abbastanza davanti. Van Aert si sta sicuramente spendendo per noi. Inizierei a dargli il giallo rosso. Noi bravi qui a star davanti, bravissimi qui a star davanti. Questa curva a sinistra dobbiamo prenderla davanti, così facciamo. Addirittura ci avvantaggiamo, ragazzi, ci siamo anche avvantaggiati. Inizia lo strappo in salita, vediamo chi parte. C'è Van der Poel, non abbiamo potuto prendere neanche il giallo rosso. Lo prendiamo adesso, non voglio partire troppo lungo. Io direi che è il momento forse di partire con Caleb Ewan, che si pianta, lo salta James Sackwills, che su questi strappi è incontenibile. Su questi strappi Sackwills è incontenibile ed esulta alla Peter Sagan. Ragazzi, altra tappa vinta. Sackwills, quando è in condizione, su questi strappi è incontenibile. Un siluro, abbiamo un'accelerazione di 82 che fa paura. In volata abbiamo comunque 77. Siamo un po' come Sackwills, un po' ricorda Pogacar che vince su questi strappetti, ma in realtà è ancora più veloce, ragazzi. Ewan si è piantato. Cavoli, secondo vedo un corridore della UAE, ho citato Pogacar, infatti Pogacar su questi strappetti fa paura. C'era anche un leggero buco, quindi forse abbiamo guadagnato anche qualche secondo. Voglio sperare che ci sia qualche secondo di buco. Intanto qui Sackwills domina. Ah, non vi ho detto che Madan è andato in fuga, perché in questa tappa non voleva andare in fuga nessuno. Così abbiamo mandato Madan, che si è fatto tantissimi chilometri in fuga, ha vinto il traguardo volante, ha vinto anche un gran premio della montagna, è stato da solo in testa alla corsa per centinaia di chilometri, quindi bene per lo ceco, che sarà contentissimo, e per il Bahrain, che ha visto il suo beniamino in testa alla corsa, poi nel finale ha mollato ed è arrivato ultimo, ma fa niente. No, non danno secondi di buco, quindi 0 secondi, e Pogacar, ragazzi, fa secondo, perché Pogacar su questi strappi è forte, addirittura Roglic quinto, quindi due sloveni dimostrano di essere forti su tutti i terreni. Terzo Peter Sagan, bravo Peter Sagan, quindi guadagniamo 4 secondi soltanto su Pogacar e 10 secondi su Primoz Roglic, classifica che ci vede in testa con 19 secondi di vantaggio su Pogacar, 26 su Roglic. Abbiamo vinto già 3 tappe, quindi tris per Sackwills, ragazzi, è 3 su 3, però il guadagno che abbiamo ottenuto è poco. Adesso ci giochiamo anche questa tappa, la Dunkerque-Carré, e anche qui ci vediamo nel finale per gli ultimi chilometri. Ok, 14 alla conclusione, siamo vicini all'ultimo strap, abbiamo un pochino fatto tirare la squadra per fare un po' di corsa dura su questi strappi, in modo da mettere un po' di fatica nelle gambe dei vari velocisti. Adesso siamo qui scortati da Van Aert, che però dovrebbe tenerci davanti, invece siamo un pochino dietro e non è quello che volevo, ragazzi, volevo stare un pochino più davanti in modo da prendere lo strappo finale in prima posizione. Vediamo se adesso con Van Aert ci riusciamo. Bravissimo Van Aert, che adesso deve andare al 110, prendiamo la curva davanti. Van Aert adesso mi deve fare questo strappo a tutte, vediamo cosa combiniamo facendo questo strappo fortissimo con Wout Van Aert. L'ultimo strappo poi sarà arrivo in volata, anche se la salita è brevissima, è meno di un chilometro, quindi un velocista in forma può tenere senza problemi. Roglic attentissimo come sempre, Roglic attentissimo sulla ruota di Sackwills. Bravissimo Van Aert, che prova a spezzare il gruppo con questa fiammata su questo strappo di 900 metri. Adesso insiste anche Wout Van Aert, che si sta sacrificando per Sackwills in questo Tour de France. Adesso deve insistere con questo ritmo, sperando che questa fiammata spezzi un pochino il gruppo, cosa che però non sta avvenendo. Si è staccato solo Marezco, di velocisti importanti credo non si sia staccato nessuno. Intanto parte Daniel Felipe Martinez, quindi situazione un po' strana, addirittura Vlasov un po' un tutti contro tutti. Adesso si è staccato Moschetti e anche Cavendish, insomma qualche velocista un pochino nel sacco ci è rimasto. Io direi che Van Aert adesso potrebbe anche fermarsi e perseverare senza limiti e prendere anche un po' di gel, direi gel blu per il momento. Prendiamo il gel blu anche noi e lo diamo a tutti gli altri componenti
della squadra. No, Evenepoel l'ha già preso, evidentemente. Lo diamo a Sanchez. Vlasov, ragazzi, riparte. Situazione un po' bizzarra. Guardate, un tutti contro tutti adesso. Addirittura Ala Filip gli va dietro Roglic. Ovviamente dobbiamo andargli dietro anche noi, perché c'è anche Pogacar lì. Situazione davvero pazza adesso. Fiammata di un altro corridore. È un po' un tutti contro tutti adesso. È un tutti contro tutti e parte addirittura Jasper Philipsen. Noi proviamo a stare passivi sulle ruote degli altri, a fare un po' i furbi. Stiamo passivi sulle ruote degli altri corridori. Intanto Van Aert forse necessita del gel rosso. No, direi di no. Va bene così. Occhio anche ad Alaphilippe. Fiammata adesso di Hita. Intanto fiammate e controfiammate. Qui manca pochissimo alla conclusione. Appena 4 km, ragazzi, appena 4 km. Qui c'è questo allungo di Dylan Teuns. Io direi di dare il gel rosso un po' a tutti e dire un po' a tutti di seguire gli attacchi, non si sa mai. E noi siamo qui davanti, siamo ancora qui davanti con Pogacar che stava addirittura tirando. E sarei tentato di partire, anche perché qui è un leggero falso piano e noi abbiamo anche un po' di gel rosso da spendere. Quindi c'è questo allungo di Zach Wills che non è affatto male. Adesso, come nella scorsa tappa, prendiamo tutto il gel rosso e vediamo lì dietro la reazione del gruppo. Prendiamo il gel rosso con Zach Wills. Abbiamo dietro Lutsenko, sta per partire la volata con Roglic, che però è un po' troppo lungo. E a sto punto partiamo lunghi noi, dato che abbiamo perso tutto il gel rosso. La volata di James Aquils, che forse è partito un pochino troppo lungo. Rischiamo di essere rimontati, ma non ce n'è per nessuno, ragazzi. Aquils fa il poker, era in super condizione, però, ragazzi, abbiamo fatto corsa dura proprio per mettere fatica nelle gambe dei velocisti e vinciamo anche questa. Stiamo dominando, ragazzi, stiamo letteralmente dominando. Intanto, se avete sentito un rumore sordo in sottofondo, c'è uno fuori che ha chiuso la serranda forte, una serranda di un negozio, quindi avete sentito questo rumore sordo. Comunque, volata senza storia, abbiamo fatto praticamente una differenza assurda. Ragazzi, secondo è arrivato nuovamente Pogacar, mi sa, perché i velocisti sono arrivati con le gambe stanche. Su questi strappetti ho fatto corsa dura anche sull'ultimo, e quindi i velocisti sono arrivati un po' morti. Intanto Madan 12 passa minuti di ritardo, forse già nella prossima tappa del pavé Madan finisce fuori tempo massimo. Oggi non l'abbiamo mandato in fuga proprio per evitare di fargli spendere troppa energia, ma ha fatto fatica lo stesso. Appena c'è un po' di salita, Madan fa tanta tanta fatica. Well done, lads. No, secondo Colbrelli, terzo Nizzolo. Ha dato un buco, 4 secondi di buco, ragazzi, quindi abbiamo guadagnato ulteriori 4 secondi. Ottimo, ottimo, ottimo davvero. Pogacar nono. Pogacar fa comunque top 10, ma abbiamo guadagnato 4 secondi più i 10 di abbuono. Davvero ottimo. Vediamo se qua c'è un buco di 30 secondi, se c'è rimasto qualcuno di classifica, ma sembrerebbe di no. Diamo un'occhiata. Bardet, altri 30 secondi, si è beccato, ma Bardet non ci fa assolutamente paura. Nessuno di importante comunque è rimasto dietro. Sto leggendo un po' di nomi, non di... ci sono degli uomini di classifica, ma non di primissima fascia. Madan penultimo, un quarto d'ora. Diamo un'occhiata alla classifica generale, che vede il nostro Zach Wills con 33 secondi di vantaggio su Pogacar, 40 su Roglic, 46 su Van Aert, 1 minuto e 28 già di vantaggio su Egan Bernal. Quindi inizia benissimo questo Tour de France. 4 tappe, 4 vittorie. Classifica scalatori: c'è Madan che ha un punto, il buon Madan ha fatto un punto. Classifica punti: Zach Wills stradomina con 140 punti, c'è Madan che ne ha fatti 33. Quindi, ragazzi, Madan si è messo in mostra in questo inizio di tour per la gioia dello sceicco del principe del Bahrain. Classifica giovani, ovviamente Zach Wills in testa. Classifica squadre, la Jumbo Visma è davanti. Classifica della combattività, il buon Madan è terzo con ben 257 km in fuga. Bene, direi che questo video può terminare qui. Vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale
Se vi piacciono questi video e se volete sostenere il canale e questa serie, io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video, sempre su Tour de France 2022. Ciao a tutti!